Salve a tutti amici, sono il ricercatore indipendente Emiliano Babilonia. Sto facendo questa piccola diretta streaming per promuovere un evento nazionale, una conferenza nazionale che faremo alla sala conferenza al Circo Massimo. Vi leggo adesso la locandina. Allora, conferenza nazionale sabato 5 maggio 2018 a Roma, Emiliano Babilonia. Presenta diritti violati. Questa conferenza è stata creata proprio per le persone che vengono sottoposte al controllo mentale, all'MKUltra, spionaggio delle masse, tecnologie segreto clandestine, sperimentazione con l'AUDD, farmaci, scie chimiche, microchip e tanto altro. La conferenza contro ogni forma di controllo e spionaggio tecnologico. E esperimenti segreti, tecnologie clandestine, armi ad energia diretta, microchip, manipolazioni del clima, scie chimiche, farmaci illegali, abusi fisici e psicologici per il controllo mentale. Parleremo anche del gruppo di assistenza con supporto tecnico e legale dei ricercatori, ovviamente Emiliano Babilonia, in collaborazione con l'Associazione del Centro Italiano Ricerche. Programma della conferenza 5 maggio 2018. Una cosa importante che dica a tutti, sabato 5 maggio 2018, via del Circo Massimo numero 9, prenotazione obbligatoria, posti limitati. Allora, adesso abbiamo avuto già 10 prenotazioni, i posti sono 100 a sedere, dopo le persone dovranno rimanere in piedi, quindi sbrigatevi a prenotarvi. Per prenotarvi dovete scrivere direttamente a questa email informazione popolare radio tv web@gmail.com e vi accreditate oppure dite: io sono Paolo Rossi, questo è il mio numero di telefono, questa è la mia email e dite quante persone venite all'evento. All'evento avremo come ospiti e relatori il generale dell'Arma dei Carabinieri Antonio Pappalardo. Antonio Pappalardo ovviamente è un generale dei Carabinieri, un politico, uno scrittore e un compositore. Poi avremo Paolo Scioni, dottore medico chirurgo, specialista in psichiatria e scrittore di Neuroschiavi e Paranoia, due libri che sono stati convertiti in multilingue e sono stati distribuiti in tutta Europa e in varie parti del mondo. Poi avremo il ricercatore, scrittore e documentarista Rosario Marchionneau, che starà con noi solamente attraverso il collegamento di Skype. Poi ovviamente ci sono io, Emiliano Babilonia. Durante la conferenza ovviamente io farò un'analisi con dei misuratori dei campi elettromagnetici per far vedere come queste frequenze interagiscono sul nostro corpo. Voglio ricordare che io sono un ricercatore, un tecnico, un inventore, un documentarista e vittima del controllo mentale, perché molte persone credono che io studi queste fenomenologie del controllo mentale del sistema MKUltra, del sistema Monarch, del sistema Manchurian Candidate da siti presi a caso. No, non è così. Io sono una vittima diretta e studio da anni sulla mia pelle tutti questi attacchi, queste manipolazioni e queste interazioni che loro creano su di me attraverso la manipolazione delle frequenze fisiologiche della risonanza sensoriale, utilizzando tre tipi di tecnologie che sono tecnologie con arma biofotonica, tecnologie con arma neuronica e tecnologie con arma infrasonica, che operano per la destabilizzazione dei centri nervosi centrali e della risonanza sensoriale. Ovviamente tutto questo viene anche irradiato e trasmesso attraverso la rete elettrica nazionale o addirittura ripetitori radio dei cellulari o ripetitori radio da terra o satellitari che immettono queste frequenze che creano proprio delle destabilizzazioni della realtà cosciente e della perdita del ragionamento
logico, creando delle destabilizzazioni radiocognitive che portano la vittima a credere delle verità che sono praticamente surreali attraverso una sorta di narcolessia indotta e attraverso una sorta di manipolazione diretta per far sembrare subito la vittima o la cavia del controllo mentale, una persona poco credibile, una persona con manie depressive, una persona con bipolarismo, una persona con schizofrenia.